Ciao amici e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina. Oggi vediamo una ricetta davvero speciale per la festa del papà, le zeppole di San Giuseppe. È un bignè cotto al forno, ripieno di tanta deliziosa crema e sormontato da una amarena sciroppata. Questo dolce viene consumato appunto il 19 marzo, conosciuto come festa del papà. La ricetta venne scritta nel 1837 dal cuoco napoletano Ippolito Cavalcanti, che la trascrisse nero su bianco in dialetto napoletano. Mettete un coppa allo fuoco, una cazzola con mezza caraffa d'acqua fresca e un bicchiere di vino bianco. E quando vide a commenza a fare le campanelle, sta a pascia a bollè, cemina a poco mezzo rotolo. Esistono molte leggende riguardanti la ricetta, però vediamo quella più accreditata, di matrice cristiana, che racconta proprio della Sacra Famiglia. Infatti Giuseppe, per mantenere la sua famiglia, quindi Maria e Gesù, dovette affiancarsi, oltre a fare il lavoro di falegname, a quello di vendere per strada le frittelle. Da questo deriva il lavoro molto conosciuto nei centri storici di Napoli dello zeppolaro, che vendeva proprio delle frittelle in mezzo al centro storico e si trovava fino a qualche anno fa. La forma della zeppola la diedero le monache della Croce e dello Splendore di Lucca. Erano un po' diverse da quelle che abbiamo oggi, infatti assomigliavano di più proprio a una frittella. Riguardo alle origini del nome della zeppola ci sono anche qui opinioni molto contrastanti, però si pensa che derivi dal latino serpula, in italiano sarebbe serpente, proprio per giustificare la forma di serpente attorcigliato su se stesso che hanno le zeppole. Inoltre, RP, presente in questa parola, si può tradurre in italiano con PP. Da qui la doppia consonante zeppola. Oggi andiamo a vedere insieme come si preparano. Per prima cosa mettiamo in un pentolino 100 g di burro insieme a 250 ml di acqua e un pizzico di sale. Mescoliamo finché il burro si scioglierà e il composto sfiorerà il bollore. A questo punto spegniamo il fuoco e aggiungiamo 150 g di farina 00. E mescoliamo energicamente per non formare grumi. Quando la farina sarà ben amalgamata, accendiamo il fuoco e facciamo cuocere per 4-5 minuti, mescolando sempre. Sarà cotto quando sul fondo del pentolino si formerà questa leggera patina. Poi trasferiamo il composto in una ciotola capiente, lo stendiamo bene lungo i bordi e lo lasciamo intiepidire. Qui abbiamo 220 g di uova, che sono circa 4 uova, e ci raccomandiamo di pesarle perché devono avere esattamente questo peso. Con una forchetta le sbattiamo bene, così saranno più semplici da aggiungere. Poi versiamo le uova poco alla volta e mescoliamo bene. Aggiungeremo la prossima dose quando quella precedente sarà ben assorbita al composto. Continuiamo in questo modo finché non finiamo tutte le uova. Non preoccupatevi se quando aggiungiamo l'uovo farà fatica ad amalgamarsi, perché è assolutamente normale. Il composto dovrà essere così, bello consistente. Prendiamo una bocchetta a stella con 1,5 cm di larghezza, più larga è la bocchetta, meglio sarà per la creazione delle zeppole, e trasferiamo l'impasto nella sac à poche. Chiudiamo bene ed ecco qua, pronti per farle. A questo punto prendiamo una teglia e fissiamo la carta forno mettendo dell'impasto sugli angoli. Adesso formiamo le nostre zeppole e facciamo un cerchio con un diametro di 7-8 cm. Senza fermarci, lo sovrapponiamo con un altro cerchio. Chiudiamo con la sac à poche e voilà! Cuociamo a forno ventilato 200 gradi per 15 minuti. Dopo abbassiamo la temperatura a 180 gradi e cuociamo per altri 10-12 minuti. Infine spegniamo il forno, mettiamo un cucchiaio di legno tra lo sportello del forno e il forno e lasciamo lì le nostre zeppole finché non si intiepidiscono, per circa 20-25 minuti. Dopodiché le tiriamo fuori dal forno e le trasferiamo su una griglietta, dove raffredderanno completamente. Eccoci qua, siamo arrivati al momento dell'assemblaggio. Qui abbiamo della crema pasticcera. Chi volesse vedere il nostro video trova il link in descrizione.
Con la sac à poche riempiamo le zeppole partendo dalla base e procediamo facendo dei cerchi finché arriviamo in punta. Completiamo la decorazione con una marena sciroppata, come vuole la tradizione, e concludiamo con una spolverata di zucchero a velo. Eccole qua, ragazzi! Adesso volevamo farvi vedere anche come si presentano all'interno. Sono fantastiche e piene di crema! Bene, carissimi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo queste meravigliose zeppole! Quanto vorreste essere al mio posto in questo momento? Un po' di tè? Non ho parole, Sono proprio stupende, sono cotte benissimo, croccantissime e dentro vuote. Dove c'è una crema che è una cosa devastante, proprio buona, vellutata, si sente bene la vaniglia e anche il limone. E infine l'amarena, dà proprio il suo perché in tutta questa deliziosa zeppola. Insomma, sono il top, assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video finisce qui e cosa posso dirvi? Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia. E noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao amici e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.